I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. Allora, ragazze e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuovissima puntata YouTubissima, la vostra rubrica di gossip spicciolo youtubiano preferita. Praticamente mi guardate solo quei video, i video YouTubissima sul mio canale. Insomma, quest'oggi ho uno scoop, un altro scoop in diretta assurdo che nessuno sa, quindi ve lo do io in anteprima. OMG, sto diventando veramente serio con questo tubissima. Ma prima vi voglio dire che ho iniziato a fare vlogmas anch'io. Quindi ogni giorno di dicembre ci sarà un vlog online, però non qua, ma sul mio secondo canale Isma91 Daily Talk, e quindi potete andare a spulciare un po' tutti i vlog che ho messo fino ad ora. E se non vi riesce a scrivere Isma91 Daily Talk, potete andare a vedere il link diretto qua sotto nell'info box, ci cliccate e poi andate a vedere il mio canale. Insomma, ragazzi, nello scorso tubisma, che ha fatto un successo incredibile, soprattutto ha fatto uno scandalo incredibile, tutti vi siete accorti che io vi ho detto, prima dello scandalo di Fedez e Bushra, vi ho parlato di Sofia Viscardi che si era lasciata con Lorenzo, e tutti mi avete detto: guarda che è un po' di mesi, ma perché c'ho questo orecchio? È il cappello, scusate, sembra che abbia l'orecchio un po' così, tipo, oh mio Dio, faccio cagare, peggio screenshot, va ammazzo, vi banno tutti. Insomma, tutti mi avete detto: guarda che è da mesi e mesi che Sofia ha detto di essere single. Ma io, ragazzi, ma perché mi avete preso? Per uno stupido? Per un coglioncello? Per uno che non riesce a farsi andare via un brufolo che è qua, qua ormai ha preso vita propria, 3 settimane che è qui, non so più cosa farci. Voi mi avete preso per un coglione. Lo so che è da mo che si sono lasciati, però io non faccio le cose così tanto per fare. Se vi ho detto Sofia Viscardi, vuol dire che c'era qualcosa nell'aria. Infatti, ve lo sto dicendo in diretta, è sabato sera adesso che sto girando il video, sono le 21:07. Mi è appena arrivata una notizione assurda, che tratta appunto di Sofia Viscardi. Però prima vi dico questo: Carlita Dolce è single, ufficialmente single. Non è vero che Max è a giro per lavoro, non è vero che lo sta facendo apposta per riavere le visualizzazioni, non è vero che è un trucchetto come tempo fa, questa volta lo ha detto anche lei in un vlog. È ufficialmente single, almeno per il momento. Io la amo, Carlita Dolce, la amo tantissimo, solo che lei non mi può pubblicare sempre vlog in cui dice queste cose, questi scoop, quando io pubblico subito il tubissima. Allora, ci mettiamo d'accordo oppure no? Non lo so, Carlita, cosa vogliamo fare? Vuoi venire su a Firenze che facciamo un video eco bio? È già la seconda volta che te lo chiedo, ma ancora non mi hai cagato. Comunque, adesso veniamo al dunque. Sofia Viscardi, vi stavo dicendo, ho scoperto la nuova fiamma, la nuova relazione di Sofia Viscardina. Sofia Viscardi, reduce dal Web Show Awards, che se lo saranno visti in 3, io non lo sapevo, ho solo visto un video di Dally Mellow che dice che quello, i video che fa lei sono inutili, vabbè, ma quella è una sua opinione personale, ognuno fa i video che vuole fare. E ho scoperto, arriviamo al dunque perché io qui mi dilungo sempre tantissimo, ho scoperto con chi sta, o almeno con chi bomba, o almeno con chi limona, Sofia Viscardi adesso. In una nota discoteca del Nord Italia, non posso far nomi per non sponsorizzare nessuno, la prossima volta mi pagate, sono uscite fuori delle foto che ritraggono Sofia Viscardi in bella compagnia, anzi, ma che dico bella, in ottima compagnia con una persona molto famosa. Non tanto qui su YouTube, perché comunque è un po' sparito, però molto famosa nei social, su Facebook, ha fatto anche un programma televisivo, è diventato famoso appunto così dal nulla, e quindi tutti hanno iniziato ad offenderlo, così senza motivo, perché dicevano: oh, noi siamo qui da anni, arrivi te, tutto sponsorizzato, un progetto così a tavolino, diventi famoso. Ebbene sì, ho scoperto che Sofia Viscardi limona duro peso con Francesco Sole, ragazzi.
Francesco Sole e Sofia Viscardi. Se non ci credete, vi metto qua le foto in mio possesso. Anche di qua le foto in mio possesso. E anche qua, insomma, ve le metto qua da qualche parte, ragazzi. Ora, io dico, c'era anche tipo Gordon, ho visto dalle foto, e poi c'era anche altra gente abbastanza famosa sul web, quindi penso che sia stata, non lo so, o una serata organizzata da questa discoteca. Certo, grazie, chiamate sempre tutti, cani e porci, a me non mi chiama nessuno, andate a cagare. E quindi può darsi che magari si siano conosciuti lì, erano un po' brilli e hanno limonato e poi basta, chi si è visto si è visto. Oppure stanno uscendo insieme, oppure si conoscevano già e quindi lì c'era questo fotografo e loro non se ne sono accorto, oppure volevano far uscire fuori la notizia da tubissima, insomma non si sa perché, però io queste foto, le foto parlano chiaro, questi due bombano, o almeno hanno bombato, volevo dire, questi due hanno limonato per il bombare, ancora non lo sappiamo, non ci sono conferme appunto. E quindi io voglio sapere se stanno insieme, se voi sapevate tutto, chi magari ha partecipato a questo evento al nord, a Como mi sembra, che magari era lì che ci hanno fatto le foto insieme e mi può dire, sì ma è vero, questi qui limonavano duro, così, capito? Questo voglio sapere, questo è lo scoppone in anteprima assoluta che vi do oggi. Insomma, oggi! Insomma, oggi! Ci metto troppa enfasi io a fare i video, soprattutto tubissima. Insomma, ragazzi, vi stavo dicendo, questo tubissima termina qui, perché l'ho fatto praticamente in diretta, ho scoperto questa cosa e subito ve l'ho voluta dire. Questa felpa l'ho comprata da Zara, perché tanto so che poi tanto mi verranno i commenti, dove hai comprato la felpa? Isma non rispondi mai. Questa felpa, che è praticamente il logo dei Rolling Stones, infatti dietro c'è scritto The Rolling Stones, è per pubblicizzare il nuovo album. Zara ha fatto la linea nuova di felpe e magliette, quindi io ho comprato la felpa, ci sto benissimo, è caldissima, la amo del tutto. Adoro, spero che non mi si ritiri. E insomma, fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questo scoop in diretta e di questi ultimi due tubissima, che io non lo so. Guarda, mi sto meravigliando di me stesso, sto diventando, non lo so, peggio di chi? Peggio di Novella 2000, peggio di... non lo so, fatto sta che su YouTube come me non c'è nessuno. Mi potete offendere quanto volete, però comunque sono unico e inimitabile. Mi dispiace ragazzi, mettete like a questo video, iscrivetevi al mio canale, nel mio secondo canale Isma91 Daily Talk per vedere i Vlogmas. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!